Veralta è un luogo unico ed incantato dove le terre bianche danno vita a vigneti autoctoni nelle dolci colline dell'Istria croata, tra le comunità di Buie e Verteneglio, dove la famiglia di Luciano Visentin da molti anni nei propri terreni ottiene dai vigneti messi a dimora un ettaro di bacco di raffinata qualità, ovvero il Refosco, la Malvasia ed il Terrano. Vini d'eccellenza, quindi, che hanno raggiunto notevoli traguardi sia a livello di produzione ma anche di prestigiosi riconoscimenti che testimoniano i traguardi conseguiti dalla famiglia Visentin in questi anni. Uno su tutti, il Rosé, fatto con il Refosco al 100%, ma anche la versione Brut, primo spumante di alta qualità, prodotto con metodo classico con le bollicine. Ma sentiamo direttamente da Luciano Visentin le caratteristiche di questi raffinati vini che l'azienda Veralda produce soprattutto con passione. Uno dei vini migliori della Veralda è il Rosé. Quali sono le caratteristiche? La caratteristica primaria è il colore. Allora, siamo i primi che sono riusciti a fare un vino dal Refosco, dal peduncolo verde, con un colore non troppo intenso. E questo vino è stato fatto per fare lo spumante, per quello dovevamo fare un rosato o qualcosa che si vede oltre. Però, quando dopo la prima fermentazione l'abbiamo provato, e ero affascinato da questo gusto, perché abbiamo lasciato un po' di zucchero residuo, che ci dava questo dolce all'inizio e poi la caratteristica del Refosco che ci pulisce la bocca. Allora abbiamo ricevuto un vino dolce e secco. Impossibile, perché se è dolce è untuoso, se è secco bisogna mangiare qualcosa prima. Così come aperitivo preferisco tra tutti i vini questo qui, proprio per questa sua caratteristica, impossibile, dolce e secco. Ma questo è solo la più cosa difficile era a ricavare questo colore. Questo l'abbiamo fatto tirando fuori, pressandolo sufficientemente, senza tirare prima via il raspo. Allora, le uve intere, senza toccarle con mano, solo messe in pressa. E siamo riusciti a fare questo bellissimo colore vivo, senza delle caratteristiche marroni che ci danno l'ossidazione. Anche se un vino di 2 anni è sempre bello, carico. E la cosa più bella è che ha un'acidità spiccata di 7,5 grammi per litro. E questa acidità lo fa essere fresco anche più anni in bottiglia. L'abbinamento con il caratteristico piatto qual è? Proprio per questo che è un vino dolce e secco, quando siamo affamati va bene come aperitivo, perché ci dà quella untuosità quando siamo affamati che ne abbiamo bisogno, e poi l'acidità ci pulisce la bocca. Però quando mangiamo qualcosa non sentiamo questo questo zucchero residuo, ma solo l'acidità che ci pulisce la bocca, così che lui cambia, dipende dal nostro palato, se abbiamo la bocca grassa o no. Prima di passare un altro vino, 2 note della Veralda. Noi siamo la famiglia Visentin, però siccome che solo qui a Verteneglio ci sono 10 famiglie e che non siamo niente imparentati, abbiamo deciso di chiamarci per il territorio del terroir, che si chiama Veralda, è il campo sottostante, dove abbiamo messo 10 ettari di questo Refosco per fare questo rosato. Allora, Veralda è il campo, è il terroir. Veralda è nata? Nel 2001. Tra i vini istriani il più importante è naturalmente il Malvasia, un vino pregiato e tra i più richiesti e conosciuto, che raggiunge le tavole di tutta la Croazia, ma che viene anche esportato in Germania, Francia e Belgio. Ecco la descrizione di Luciano Visentin di Veralda. Un altro vino pregiato è il Malvasia. Sì, ecco, questo è uno tra i più importanti vini d'Istria, soprattutto per la sua corposità. Allora, i vini bianchi sono conosciuti come fruttati e dopo averli deglutati non si sente più niente. Questo qui resta in bocca come avere mangiato una caramella per 20-30 secondi. Per questo in Istria non si beve, o quasi non si beve, i rossi, solo Malvasia.
Questo vino ha quasi, è una vendemmia 2013, ha quasi 14 gradi, 13,9, e si beve come un succo di frutta. Dopo averlo però buttato giù, si sente questa caramella in bocca che non si tira via dalla lingua. Questa persistenza è la più grande caratteristica di questo vino. Vogliamo aggiungere qualche altra novità della Veralda? Sì, la novità è il spumante. Spumante è qualcosa su cui lavoriamo già tanti anni e è l'evoluzione o la ragione perché abbiamo fatto il rosato. Il rosato di Refosco, che è un vino autoctono istriano, è la base per lo spumante. E allora, questo spumante è il primo spumante in regione da base Refosco dal peduncolo verde in cui si possono vedere le bollicine. Lo fanno, per dire la verità, anche gli sloveni, però non lo fanno rosa e per cui non si possono godere nella colanina di bollicine che si sprigiona dal bicchiere. Tra le novità della vasta produzione dei vini dell'azienda Veralda c'è naturalmente lo spumante, che occupa una parte determinante nell'azienda che Luciano Visentin conduce assieme ai fratelli. Eccolo. Perfetto. Questo è un terrain con le bollicine? Eccolo, sì. Con tanto piacere posso dire di sì. È la prima volta dove possiamo godere nella colanina di bollicine che si sprigiona dal bicchiere in un uva 100% terrano. La caratteristica di questo vino è perché abbiamo scelto il terrano? Perché in Istria non abbiamo delle uve con alta acidità fuori che il terrano. Allora dovevamo scegliere il terrano, però il terrano ha una caratteristica che ha la buccia tanto fine e tanto colorita con antociani e appena si rompe si tira fuori il colore. Allora, facendo questo procedimento, come sufficientemente pressarlo, non danneggiarlo prima di portarlo in pressa, siamo riusciti a tirare fuori il succo senza il colore. E poi, ancora una volta, refermentando in bottiglia, possiamo adesso godere delle bollicine in un terrano. Cosa volevo dire? Che in Istria non abbiamo delle uve con tanta acidità, fuori che il terrano. E per questo dovevamo scegliere il terrano per fare lo spumante. E noi siamo i primi che sono riusciti a fare il terrano come spumante in cui possiamo vedere anche le bollicine. Fino a oggi non era possibile, perché era nero e non si vedeva oltre. Cin cin con i vini di Veralda. Salute. Ma questa è la più importante cosa di questo vino, dove siamo riusciti a tirare fuori il succo senza il colore. Ecco, siamo riusciti a fare un terrano con il quale possiamo mangiare il pesce e questo è qualcosa che ci fa tanto fieri. Perché fino a ieri era impossibile mangiare il pesce e bere il terrano. Invece con questo Brut è possibile. Allora, non abbiamo tagliato le viti, non abbiamo messo qualcos'altro, ma siamo riusciti dopo finalmente 2000 anni a fare un vino, champagne, un spumante, con il quale possiamo finalmente mangiare il pesce. Dal terrano. Abbiamo speso 2000 anni, però finalmente siamo riusciti. Ma Veralda vuole anche dire grappe e soprattutto olio d'oliva extravergine, a dimora nelle terre del Bugliese,
Ecco i segreti e il modo per valutare ed apprezzare questa antica produzione iniziata oltre 2000 anni fa dai Romani che Luciano Vigentin, da esperto produttore, ci descrive. Adesso parleremo un poco di olio. L'olio d'oliva è l'unico olio che si ricava dal frutto. Se il frutto è fresco, l'olio d'oliva avrà lo stesso profumo di un frutto fresco. Per questo bisogna mettere una goccia nel bicchiere e un po' riscaldarla, perché gli esteri e gli aldeidi evaporano meglio a 28-30 gradi che a temperatura ambiente 18-20. Allora lo teniamo un po' di secondi in mano e alziamo la temperatura. Dopo pochi secondi sentiamo questo profumo di frutto appena raccolto di oliva, che assomiglia di più all'erba verde appena falciata. Allora, un olio buono ha un profumo di erba verde appena falciata. Poi, dobbiamo sapere una cosa, che l'olio d'oliva è un trigliceride, un alcol e 3 acidi grassi, 98%. Solo 2% sono gli antiossidanti. Gli antiossidanti danno gusto, profumo e colore, clorofilo, la clorofila dà il colore, il profumo esteri e aldeidi, e il gusto degli antiossidanti lo sappiamo dai vini rossi, che sono tannici. Allora, i tannini sono della famiglia dei polifenoli. Allora, com'è un vino rosso tannico appena fatto? Astringente e amaro. Ok, allora, metteremo una goccia sulla lingua e chiudiamo i denti e apriamo la bocca. Poi tiriamo per mezzo secondo l'aria per areggiare questa goccia di olio. Per via di questa astringenza, la goccia d'olio resta sulla lingua, dandoci amaro. Dopo averla deglutata si sentirà il piccante. Più intenso è il profumo di erba appena falciata, amaro e piccante, più antiossidanti abbiamo salvato nell'olio. Ecco, adesso vi mostrerò praticamente. Dovete solo stare attenti di non tirare l'aria nella gola, perché questo vi farà attossire. Allora, chiudete la gola e tirate l'aria per solo mezzo secondo, in questa maniera. Ecco, adesso vi mostro. Allora, profumo, erba appena falciata. Amaro. Piccante. E cosa volevo ancora dire? Un olio buono lascia sempre la bocca pulita, non unta. Grazie. Veralda, un'azienda vinicola all'avanguardia, ai vertici tra i produttori istriani, che si è automatizzata e modernizzata per restare al passo con i tempi e per le esigenze di mercato, in una cantina moderna e competitiva, dove le botti di rovere custodiscono per anni i vini in ambienti idonei alla conservazione. Veralda, ovvero un'azienda all'avanguardia ed in sintonia con i tempi per raggiungere nuovi traguardi nel panorama vitivinicolo istriano.